Obama batte Romney con il 60% delle preferenze. I dati a 10 giorni dal voto presidenziale negli Stati Uniti non arrivano dalle urne, ma dalla più grande catena di negozi a stelle e strisce dedicata ad Halloween. E se i sondaggisti storcono il naso, le statistiche dicono che dal 1996, anno della vittoria di Bill Clinton, il dato delle vendite delle maschere presidenziali ha sistematicamente anticipato il nome del vincitore. Sono molto divertenti. Obama non sembra avere un sorriso così grande, sembra abbia dei denti extra large, e Romney sembra semplicemente grasso. Le maschere di Obama sono vendute più di quelle di Romney, un dato interessante perché rispecchia le intenzioni di voto in vista delle elezioni. Elezioni che producono già un risultato: ogni cittadino americano ha speso in media $8 in più rispetto allo scorso anno per celebrare Halloween. La crisi si combatte anche con lo show elettorale, ma il 6 novembre, messi alle spalle dolcetti e scherzetti, cavalli e baionette, si farà sul serio. La domanda sorge spontanea: perché si spendono più di $20 per una maschera di Romney o di Obama? Per sostenere il candidato o per mettere paura alle persone? Questo è il mistero di Halloween. Stefan Gruber, Euronews, Arlington, Virginia.